Ciao a tutti, spero stiate tutti bene, spero che non vi siate ammalati di una qualche influenza o vi siate presi qualche virus. Oggi continuiamo a parlare dei virus respiratori, in particolare della famiglia delle ortomixoviride che causa appunto la sindrome influenzale. Questi virus sono caratterizzati dall'avere un RNA singolo filamento segmentato negativo. Ogni segmento di questo RNA è racchiuso all'interno di un capside, per cui il virus è costituito da 8 nucleocapsidi, a loro volta rivestiti da un pericapside che ha il caratteristico aspetto a spike per la presenza sulla superficie di antigeni, di glicoproteine, che sporgono quindi sulla superficie, che danno questo caratteristico aspetto. Proteine sono la emagglutinina e la neuraminidasi. La emagglutinina è importante entra in gioco nei processi di fusione tra virus e cellula e ha anche la proprietà di legare i globuli rossi, per quello si chiama emagglutinina, mentre la neuraminidasi è un enzima che ha la funzione di fluidificare il muco, quindi di facilitare il movimento del virus negli spazi extracellulari dei tessuti. Esistono 14 sierotipi di emoglutinina diversi. Quelli che si trovano nei tipi che infettano l'uomo sono il sierotipo 1, 2, 3, 5 e 7, mentre di neuraminidasi ci sono 9 tipi diversi. In quelli che infettano l'uomo troviamo il sierotipo di neuraminidasi di tipo 1, 2 e 7. Gli ortomixovirus sono molto fragili e non resistono a lungo nell'ambiente esterno e, data la loro fragilità, anche all'interno del nostro organismo, mutano moltissimo, quindi il loro modo di difendersi nei confronti del sistema immunitario e dell'organismo, delle condizioni in cui si trovano, è quello della mutazione. Sono frequenti a causa dei virus epidemie proprio per questo motivo, proprio per la loro capacità mutazionale, epidemie ed epizoozie, cioè epidemie che passano dall'animale all'uomo. Appunto, essendo un virus respiratorio, l'ortomixovirus si trasmette per via aerea e si trasmette dal momento del contagio fino a 4 giorni successivi il manifestarsi dei primi sintomi. Considerando che i primi sintomi si manifestano da 1 a 4 giorni dopo l'infezione, chiaramente il periodo in cui una persona è infetta risulta essere molto lungo e all'inizio, soprattutto quando i sintomi non si sono ancora manifestati, la persona non sa di essere portatore e quindi di poter contagiare le altre persone. Quindi non mette in atto quelli che sono i comportamenti da avere per evitare un'epidemia. Ci sono 3 tipi principali di virus influenzali, il tipo A, il tipo B e il tipo C, che hanno una diversa capacità mutazionale. Il tipo A è quello che ha la più grande rilevanza clinica ed è anche quello più frequente. E ha come ospiti moltissimi animali, non soprattutto l'uomo, ha ad esempio anche come ospiti i mammiferi marini. Il tipo B invece ha una rilevanza clinica minore del tipo A e colpisce soltanto l'uomo, mentre il tipo C ha una rilevanza clinica veramente scarsa e colpisce però sia l'uomo che il suino. E la cosa, diciamo, importante da dire è che il virus di tipo A, al virus di tipo A è associata una mortalità relativamente bassa, intorno allo 0,03%. 0,17%. Tuttavia, pur essendo la mortalità apparentemente bassa, la sindrome influenzale rappresenta la terza causa di morte in Italia per patologia infettiva. La sindrome influenzale, il cui nome è stato coniato in Italia nel XV secolo, è una malattia respiratoria acuta stagionale, che solitamente è benigna ed ha quindi infezioni autolimitanti, soprattutto negli adulti autolimitanti. E normalmente quindi i pazienti guariscono da soli e rimangono immuni per sempre per quel determinato
ceppo virale, mentre soggetti deboli o comunque che hanno un sistema immunitario non particolarmente efficiente sono soggetti allo sviluppo di complicanze. La caratteristica della sindrome influenzale è che si manifesta, l'avrete sperimentato tutti, si manifesta in modo repentino ed è caratterizzato da febbre elevata che dura circa 3 giorni, brividi, dolori ossei e muscolari, mal di testa, malessere generale. Anche mal di gola, raffreddore, ma senza sintomatologia catarrale, cioè si può avere tosse ma senza catarro. Quando c'è il catarro vuol dire che si è avuta una superinfezione batterica, ad esempio. Nei bambini si possono anche presentare dei sintomi intestinali, mentre negli anziani la caratteristica è che la febbre solitamente non è molto elevata, semplicemente perché il loro sistema immunitario non è particolarmente efficiente. Le complicanze che si possono avere in seguito a un'infezione da questi virus, da parte di questi virus, sono innanzitutto una superinfezione batterica, come da Staphylococcus aureus, da pneumococco, che viene anche chiamato Streptococcus pneumoniae, o da Haemophilus influenzae e altri batteri. Poi si può sviluppare una polmonite atipica primaria da virus, questo soprattutto in pazienti con patologie di tipo cardiorespiratorio. Si può avere broncospasmo, soprattutto se l'infezione è causata da virus parainfluenzali. Si può nei bambini avere miosite, quindi infiammazione che colpisce la muscolatura scheletrica. Si può avere anche miocardite e pericardite, soprattutto nei pazienti con insufficienza cardiaca, e questo ha chiaramente un elevato rischio di morte. Poi si possono sviluppare delle sindromi particolari, la sindrome da shock tossico associata a superinfezione batterica, la sindrome di Guillain-Barré, che avevo nominato quando parlavo dei vaccini, quando dicevo che appunto le persone che non si devono vaccinare sono quelle che hanno presentato dopo nell'arco di 6 settimane dal vaccino questa sindrome. Questa sindrome è associata al fatto che all'organismo viene presentato in maniera repentina un numero considerevole di antigeni, soprattutto batterici. E ciò che si verifica è una paralisi degli arti che va in senso distoprossimale, quindi dalla periferia al centro. Un'altra sindrome è la sindrome di Reye, che nei bambini è associata a somministrazione di aspirina nel periodo dell'influenza. Quindi se avete dei bambini che sono malati, che hanno l'influenza, quindi sono stati contagiati dal virus influenzale e gli date aspirina, che non, sappiamo benissimo non essere un farmaco elettivo per combattere l'influenza, dal momento che l'influenza non si combatte se non con farmaci antivirali specifici che vengono somministrati soltanto in particolari situazioni perché sono altamente tossici per le nostre cellule. Non ci deve quindi essere motivo di somministrare aspirina ai bambini. A maggior ragione se adesso sapete che sindrome influenzale e aspirina insieme possono portare allo sviluppo di questa malattia. Che è molto grave perché porta ad danni mitocondriali e sappiamo che i mitocondri sono degli organelli intracellulari che sono responsabili della sintesi di ATP, quindi del fornire energia ed è all'interno dei mitocondri che avvengono processi, tutti i cicli metabolici principali del nostro organismo, per cui una mancata attività dei mitocondri porta a morte cellulare. Questa sindrome è associata soprattutto all'infezione da parte del virus di tipo B ed è difficile da diagnosticare perché i sintomi sono veramente aspecifici, si può avere nausea, vomito, si possono anche avere sintomi neurologici, si possono avere sintomi epatitici e si può arrivare a coma e quindi anche a morte. Ok, la sindrome da shock tossico ve l'ho già detta. Allora, il serbatoio, di questi virus si trova principalmente negli uccelli acquatici migratori. E negli uccelli acquatici migratori troviamo tutti i sierotipi di virus, quindi tutti i 14 sierotipi, di emagglutinine, tutti i 9 tipi di neuraminidasi.
come il virus influenzale causa danni cellulari, cioè la patogenesi qual è? La patogenesi è data dal fatto che il virus causa il rilascio di radicali liberi nelle cellule e l'attivazione di determinate vie di trasduzione cellulare, intracellulare, come quella di NFKB, che porta poi all'attivazione di geni che codificano per fattore di necrosi tumorale alfa o TNF-alfa e varie citochine che hanno un'azione proinfiammatoria come l'interleuchina 1, l'interleuchina 2, l'interleuchina 6. Tutto ciò provoca quindi un rialzo della febbre, un danno cellulare, cachessia, cioè deperimento generico dell'organismo. E poi shock, si può avere anche shock, quindi un ipofunzionamento multiorgano generale. E, quindi lo sviluppo di questi radicali liberi è un concomitante abbassamento dell'attività di tutte quelle nostre molecole endogene antiossidanti, favorisce il danneggiamento, eventualmente anche la morte cellulare. Nel Novecento ci sono state tre super epidemie influenzali o pandemie influenzali. Allora, nel 1918 c'è stata la spagnola causata da H1N1 che ha causato un numero esorbitante di morti. Nel 1957 c'è stata l'asiatica causata da H2N2 e i morti sono stati molti di meno semplicemente perché nel 1928 Alexander Fleming scoprì la penicillina. E quindi scoprì la penicillina, quindi tutte quelle morti causate da superinfezione batterica si sono risparmiate. Nel 1968 c'è stata la Hong Kong causata da H3N2 e nel 2009 c'è stata la suina nordamericana causata da H1N1, un altro tipo di H1N1. Per la prevenzione, il Centro Europeo di Controllo delle Malattie dice che è importante il lavaggio delle mani, è importante una buona igiene respiratoria, è importante l'isolamento volontario a casa, è importante per quanto riguarda gli operatori sanitari, ad esempio, l'utilizzo di mascherine, di guanti, e poi la vaccinazione che deve essere effettuata intorno a ottobre-novembre. E bisogna, perché comunque solitamente le epidemie avvengono durante l'inverno, quindi il vaccino copre soltanto per qualche mese, quindi bisogna stare attenti al momento in cui ci si vaccina. In Italia, vi ho già parlato dei vaccini, comunque lo ripeto, che in Italia i vaccini che vengono utilizzati sono tutti vaccini che utilizzano virus inattivati, quindi non c'è possibilità e non c'è rischio di sviluppo della malattia in seguito alla vaccinazione, perché i virus nella vaccinazione non sono lenti, ma si utilizzano delle particelle proteiche virali che derivano dal virus. Esistono poi dei farmaci antivirali, generalmente si può trattare in modo generico utilizzando ad esempio semplicemente paracetamolo, antistaminici, disinfettanti, fluidificanti, espettoranti, antibiotici se c'è una superinfezione batterica. I farmaci antivirali, vi dicevo, sono molto tossici, quindi è meglio non utilizzarli se non in precise occasioni. Ci sono ad esempio la mantadina e la rimantadina che devono essere somministrate per una settimana. E sono efficaci soltanto se vengono somministrate entro 48 ore dall'infezione. E poi non è che la loro azione sia così ingente, nel senso che diminuiscono la durata della malattia di circa un paio di giorni. E questi due farmaci sono efficaci soltanto contro i virus di tipo A. Poi abbiamo ad esempio altri farmaci che sono lo Zanamivir, lo Zeltamivir, il cui nome commerciale è Tamiflu, anche questi devono essere somministrati per una settimana e sono efficaci contro il virus A e il virus B, riducono la durata della malattia di 1,5 giorni, quindi tra 1 e 2 giorni, e bisogna somministrarli anche questi entro le 48 ore dall'esordio dei sintomi.
La mantadina e la rimantadina sono inibitori della proteina M2, che è una proteina di membrana che favorisce la fusione del virus con la cellula, mentre il zanamivir o seltamivir agiscono principalmente contro la neuraminidasi, che vi ho detto che è una glicoproteina di superficie con azione fluidificante. Bene, questo è quanto per quanto concerne l'ortomixoviride. Vi aspetto alla prossima lezione. Ciao, un bacio e un abbraccio.